del giorno. La familiare di Busalla resterà chiusa a causa di lavori di manutenzione per un po' di settimane. Gli abitanti della valle hanno manifestato da tempo una forte preoccupazione per l'impoverimento dei servizi offerti ancor prima della chiusura. Li ricordo, l'assenza del pediatra e del servizio vaccinazioni dalla scorsa primavera, della ginecologa che prestava un servizio una volta alla settimana, del logopedista e della psicologa che è solo 3 unità infermieristiche non a tempo pieno sono presenti. E noi abbiamo considerato la difficoltà anche dei cittadini di Busalla a raggiungere le strutture che sono nell'area della città metropolitana, perché sebbene avessimo avuto la promessa, come dire, che sulla situazione viaria avremmo sostenuto la caduta del tragico ponte Morandi, di fatto sappiamo tutti che l'asse viario continua a subire per una serie di motivi che non sto qui a ricordare, un pesante disagio per coloro che devono scendere. Il consultorio offre servizi indispensabili al nostro territorio, alle donne, ai minori e alle famiglie. In quest'aula era stato promesso un rilancio dei consultori grazie alla divisione tra la parte neuropsichiatrica infantile che andava con la psichiatria e l'attività invece più strettamente consultoriale. Adesso il consultorio speriamo riapra e ci chiediamo se una volta riaperta la sede saranno anche riaperti i servizi di logopedia, di psicologia, di ginecologia. Ricordo che in questo frangente, non solo per Busalla ma per tutta l'ASL 3, i neuropsichiatri infantili hanno brillantemente comunicato alla scuola che le segnalazioni non possono più arrivare dal sistema educativo ma devono per forza essere transitati attraverso la famiglia. La qualcosa è un'ulteriore riprova che il rilancio dei consultori non è avvenuto, anzi, voi potete immaginare la difficoltà del mondo scolastico che nella scuola dell'obbligo individua una situazione, diciamo così, di difficoltà, di deprivazione sociale, culturale, della gestione della quotidianità scolastica. Rileva delle difficoltà che maturano senza la possibilità di fare una diagnosi e devono andare dai genitori, magari da quel genitore che probabilmente è in difficoltà perché non riesce a svolgere il suo ruolo genitoriale, e la scuola deve chiedere a quel genitore di andare a dire al consultorio che lui fa fatica a gestire il bambino e che forse abbiamo bisogno di una diagnosi professionale perché potrebbero esserci dei problemi. Una cosa facile. Abbiamo quindi ancora ulteriormente indebolito la rete della tutela dei minori alla faccia dello sviluppo delle attività consultoriali, a tutela della famiglia, a tutela delle donne e quindi a tutela dei soggetti più deboli che sono i bambini. La domanda è: quali sono le azioni che l'amministrazione intende intraprendere una volta finiti i lavori per garantire il personale necessario alla piena riattivazione dei servizi di cui la comunità ha necessità? Prego, vicepresidente Viale. Grazie presidente. L'offerta di servizi socio-sanitari della Strepra sulla sede di Piazza Malerba sarà ripristinata, come noto, al termine dei lavori di adeguamento, tra l'altro resi possibili da un finanziamento ottenuto dal Comune di Busalla grazie al decreto crescita. Quindi è una notizia assolutamente positiva
che è stata trasformata non oggi nell'interrogazione, che vedo che si è ricondotta alla realtà dei fatti e si interroga sulla prospettiva, ma che nell'immediatezza era stata veicolata come una notizia assolutamente destituita di ogni fondamento di un'eventuale chiusura addirittura del consultorio, perché tant'è che l'oggetto, tra l'altro, della interrogazione a risposta immediata è proprio sulla chiusura consultorio Busalla. Questo si è prestato a delle, diciamo, anche male interpretazioni mediatiche assolutamente destituite di ogni fondamento. Si tratta di un edificio che appunto è oggetto di una serie di interventi di adeguamento da lunedì 20 gennaio a domenica 10 febbraio 2020, salvo imprevisti dovrebbe essere rispettato il termine di consegna dei lavori, rimarranno i locali chiusi al pubblico e comunque tutte le attività non sono state ovviamente sospese, ma rese disponibili presso le sedi, come da adeguata informazione che è stata data sia alla popolazione che anche grazie al Comune di Busalla, che ovviamente è parte assolutamente di questo progetto, assolutamente motivata nell'accompagnare questo momento di disagio, ma fatto apposta per dare un servizio migliore alla popolazione. Anche sentendo lo stesso sindaco del Comune di Busalla, assolutamente non vi sono state percezioni diverse dalla comunità locale, quindi io non so, quando il consigliere Rossetti dice la comunità locale, diciamo che questa è un'occasione per spiegare in quest'aula il perché ci sono queste interruzioni, che cosa è stato fatto, ma diciamo, ecco, ergersi a rappresentanti di tutta una comunità che è preoccupata per la chiusura, direi che probabilmente almeno il sindaco e l'amministrazione comunale sanno bene cosa si sta facendo, insomma, e conseguentemente anche la popolazione, nel rispetto che dobbiamo anche ai sindaci, perché insomma io capisco che con le vostre prospettive volete eliminare tutte le conferenze dei sindaci, perché facendo un'unica ASL sono eliminate anche tutte le conferenze dei sindaci, però insomma finché ci sarò io l'ascolto dei sindaci lo considero molto importante. Per quanto riguarda poi la prospettiva, conclusi i lavori di adeguamento, verrà ripristinata tutta l'attività. L'ambulatorio del Consiglio familiare garantirà l'offerta dello specialista ginecologo per 8 ore settimanali. Inoltre, non appena espletato il relativo bando di assunzione previsto a febbraio 2020, sarà ripristinato l'ambulatorio pediatrico. Infine, sarà riattivato anche l'ambulatorio della neuropsichiatria infantile e dello psicologo, nonché l'ambulatorio della salute mentale e quello infermieristico, che risulta ad oggi assolutamente adeguato alle richieste del territorio. Prego, consigliere Rossetti. Bah, non ho capito se ne dà la soluzione oppure la penitenza, perché lei dà sempre dei giudizi di valore, ma poi non so come pulirmi la coscienza delle nefandezze che vengo a dire qua in aula. E quindi le ribadisco, e non ho capito bene. Lei mi dice che quindi a marzo ci sarà un logopedista in questo consultorio. Mi dice che a marzo ci sarà un pediatra in questo consultorio. Mi dice che a marzo ci sarà un ginecologo in questo consultorio. Mi dice che a marzo ci sarà uno psicologo in questo consultorio. Se lei è d'accordo, io mi fermo qua. Il 1° di marzo io e lei andiamo insieme lì, guardiamo se sono ristabiliti questi servizi. Se sono ristabiliti questi servizi, faccio la penitenza. Mi verrebbe da dire, faccio una carezza anche all'assessore Viale. Ma se, ok, ma però lei ci deve venire a marzo con me, eh? Ci deve venire a marzo con me, perché, dico marzo, perché negli ultimi 2 mesi la sanità è diventata munifica, fa più soldi, più servizi, più posti letto, e negli ultimi 4 anni e mezzo ha sfogliato i Deplian per vedere cosa comprare, e è colpa ovviamente di quelli che nel 2005 non hanno previsto che nel 2020 non c'erano le macchine funzionanti. E, vede, i consultori possono essere aperti se c'è un custode che gira la chiave e accende la luce,
Ma se oggi una famiglia ha un bambino di 4 anni che deve fare logopedia ed è della Valle Scrivia, che ne dica il sindaco Maieron, sempre che l'abbia detto citato da lei, il bambino si piglia la macchina e viene in centro. Così come se ha bisogno di uno psicologo, così come se ha bisogno di un ginecologo. E così la gente va a pagamento. Allora, il problema e la preoccupazione che io le attesto dei sindaci è quella che le attività del consultorio non sono quelle di prima. E lei, che è intelligente, lo sa. Perché se prima c'aveva uno psicologo e ora non c'è lo psicologo, la psicologia lì non si fa. E quel settore è chiuso. Se c'era la logopedista e non c'è più la logopedista, il servizio di logopedia è chiuso anche se il custode apre e accende la luce. Se non c'è più la ginecologa in un consultorio, ma chi ci deve essere? Il dentista? Se non c'è il ginecologo, quello che ha bisogno di fare la visita ginecologica, lì non ci va. Lei dice ai giornali che la sede è aperta, sarà mia cura andare a marzo con Maieron, che mi farà vedere, sempre che lei abbia detto quello che è stato riferito da Maieron, che lì ci sono tutte queste figure. Allora io sospendo il giudizio. Non sono insoddisfatto e non sono soddisfatto. Invito il presidente Barbagallo e invito, in quanto presidente dell'Aula, e l'assessore Viale, il primo di marzo vado lì con le telecamere e sarò contento di poter conoscere il nuovo pedagogo, il nuovo psicologo, il nuovo logopedista la nuova ginecologa. Se non sarà così, però, io la chiedo di tornare in Aula e questa volta di chiedere scusa ai cittadini della Valle Scrivia. Passiamo all'interpellanza 160.